troviamo sulla spiaggia di Licola, che è il soggetto di una mostra di Angelo Greco, noto reporter e giornalista dell'area Flegrea. Una mostra dal titolo Licola, sogno infranto. Come nasce quest'idea? Beh, quest'idea nasce dal lavoro quotidiano che faccio con il mio giornale, che è Cronaca Flegrea, e ti trovi qui spesso a lavorare su questa spiaggia per un motivo o l'altro, e te ne innamori perché capisci che ha un potenziale enorme, il potenziale appunto di quel sogno che è stato fino agli anni 80, che poi è stato infratto dagli eventi. Le tue foto ritraggono proprio il declino di quello che poteva essere appunto un sogno, il sogno di un posto come questo, che poteva significare molto dal punto di vista turistico e ricettivo. Sì, dici benissimo, l'idea era proprio questa. Fino agli anni 80 questo poteva essere, doveva diventare il fiore all'occhiello del litorale domizio e flegreo. Ora siamo qui, non sappiamo nemmeno se è Pozzuolo o Giugliano, è una terra di confine, e poteva essere perfettamente, diciamo, il giusto mix tra le due aree, Domizia e Flegrea. E invece l'inquinamento e il saccheggio culturale degli anni Ottanta ha fatto sì che ci troviamo in uno scenario che purtroppo possiamo vedere tutti. Che cosa dobbiamo aspettarci dalle tue foto? La mia intenzione è quella di raccontare sì lo stato dei fatti, gli abbandonati, l'inquinamento, ma anche parlare della bellezza che questo luogo ha. E partendo dalla bellezza si può rinascere e diventare di nuovo, e appunto questo sogno infranto farlo appunto rinascere. Tu hai scelto il bianco e il nero per sottolineare la drammaticità di questa storia. Ma la scelta del bianco e il nero è una scelta sicuramente stilistica, però perché aiuta a raccontare, diciamo, un luogo che è poetico ed è, come dire, mi è piaciuta anche l'idea di estrapolarlo dal tempo. Togliendo i colori riesce anche a togliere il tempo, quindi è uno scenario che oggi è Licola, potrebbe essere una periferia di ogni angolo d'Italia e del mondo. A quale degli scatti sei più legato? Guarda, ce ne sono due in particolare. Uno che sarà una piccola sorpresa che vedete alla mostra, quindi non lo voglio anticipare, e un altro è quello che ho usato per la copertina, perché è molto essenziale ed è molto molto bello secondo me. La mostra si aprirà sabato prossimo a Palazzo Migliaresi, ricordiamo che ha anche ricevuto il patrocinio morale del Comune di Pozzuoli. Sì, la mostra è sabato e domenica a Palazzo Migliaresi, sarò lì già dalla mattina, ma l'importante, l'evento sarà alle 5, quando Giusy Scaraglia, attrice amatoriale della compagnia Volim Volà, leggerà un breve racconto che Matilde Accarino, la famosa scrittrice butiolana, ha scritto ispirandosi alle foto. Voglio ricordare che nei due giorni che la mostra sarà allestita sarà anche possibile fare donazioni all'associazione Africa in Testa, che tanto fa per i bambini dell'Africa.